Dopo la nascita mi hanno dato il bambino per allattarlo al seno e il piccolo non si attaccava tanto bene. Anche il suo aspetto non mi convinceva. Ho capito che c'era qualcosa che non andava e ho chiesto all'infermiera di chiamare un cardiologo in quanto capivo che non stava molto bene. Subito dopo aver auscultato il cuore, gli hanno fatto una radiografia e hanno scoperto che in effetti aveva gravi problemi. Dall'ospedale hanno telefonato all'equipe del centro cardiochirurgico di Loma Linda e mi hanno detto che lo avrebbero trasferito immediatamente nell'ospedale di Loma Linda. Quanto aveva il bambino quando lo hanno operato? 4 giorni. Il centro medico dell'Università di Loma Linda, in California, diventò celebre nell'ottobre del 1984, allorché il cardiochirurgo Leonard Bailey impiantò in una neonata di 12 giorni, Baby Faye, il cuore di un babuino. Quell'intervento suscitò grande scalpore e molte polemiche in tutto il mondo. Da allora, l'equipe del professor Bailey ha effettuato molti altri trapianti con cuori umani, non solo su adulti e su bambini di età diverse, ma in particolare su neonati. Questo centro universitario, situato in una zona quasi desertica, circa 2 ore d'auto da Los Angeles, è diventato meta di molte famiglie, provenienti da varie località della California e di altri stati, che vi portano i figli affetti da gravissime malformazioni cardiache congenite, per le quali non è stata ancora messa a punto una tecnica di correzione chirurgica adeguata. Questi bambini, a meno di un trapianto di cuore subito dopo la nascita, morirebbero dopo poche settimane di vita. I genitori dei bambini appena nati che hanno subito il trapianto possono entrare nella sala di isolamento, sottoponendosi ogni volta ad un rigorosissimo procedimento di sterilizzazione. Baby Moses, di cui all'inizio abbiamo ascoltato la mamma, è stato qui ripreso a 11 mesi e sta crescendo regolarmente senza particolari problemi. Moses è nato con ipoplasia del cuore sinistro. Noi siamo stati chiamati in causa quasi subito, durante il primo o il secondo giorno di vita. Per fortuna, al quarto giorno si è reso disponibile un cuore e Moses ha subito l'intervento di trapianto ad appena 4 giorni di età. Si trattò allora del ricevente di trapianto cardiaco più giovane della storia. Vi stiamo mostrando la sintesi di un trapianto di cuore effettuato dall'equipe del professor Bailey su un neonato di 12 giorni, del peso di 2,3 kg. Il cuore sinistro, ipoplasico, è stato rimosso, lasciando una sufficiente porzione di atrio che verrà suturato a quello del nuovo organo. La piccola aorta discendente viene legata e successivamente verrà sezionata. Viene legato anche il dotto arterioso, dopodiché viene sezionata la grande arteria polmonare per rimuovere il cuore. Quasi tutti i neonati sottoposti a trapianto cardiaco nel centro medico di Loma Linda sono affetti dalla stessa rara e gravissima cardiopatia congenita, l'ipoplasia del cuore sinistro. Si tratta di una serie di malformazioni congenite che hanno in comune l'assenza o l'insufficiente sviluppo della valvola aortica e spesso della valvola mitralica. A questo si accompagna l'insufficiente sviluppo del ventricolo sinistro. Di conseguenza, la parte sinistra del cuore tende ad essere molto piccola e incapace di funzionare in modo tale da consentire la sopravvivenza. Un altro aspetto del problema consiste nel fatto che il grosso vaso, cioè l'aorta, che fuoriesce dalla parte sinistra del cuore, è sovente molto piccolo e presenta in genere un ulteriore restringimento nel primo tratto discendente. Poi, scendendo lungo la colonna vertebrale, l'aorta diventa normale.
Si tratta di una cardiopatia incompatibile con la vita e che consente solo pochi giorni di sopravvivenza. Attualmente disponiamo di farmaci che possono prolungare la sopravvivenza, ma non indefinitamente. Farmaci e tecniche non chirurgiche che hanno la funzione di mantenere un'adeguata circolazione e di evitare la congestione polmonare permettono di mantenere in vita i neonati affetti da ipoplasia del ventricolo sinistro solo per alcune settimane. Dopodiché è necessario intervenire chirurgicamente. Verso la fine degli anni 70, alcuni chirurghi, tra i quali il più noto è il professor Norwood, cominciarono a tentare interventi palliativi per prolungare la vita di questi bambini. Si tratta tuttavia di ripetute correzioni chirurgiche, soltanto parziali, e di cui non si può prevedere l'esito a lunga scadenza. L'unica alternativa a questi interventi palliativi è il trapianto di cuore subito dopo la nascita, ed è questa la strada scelta da Leonard Daly a Loma Linda. Le nostre esperienze, sia in laboratorio sia cliniche, inducono a ritenere che la risposta immunitaria del neonato sia in qualche misura più tenue. Non si tratta di un termine particolarmente tecnico, ma certamente il trattamento del neonato, per quanto attiene al possibile rigetto dell'organo trapiantato, è stato, nei casi da noi trattati, in qualche modo meno complicato rispetto a quello dei bambini più grandi e degli adulti. La reazione di rigetto nei confronti dell'organo trapiantato può essere controllata più facilmente e tutto lascia intendere che la risposta immunitaria sia in effetti più tenue. Si affaccia quindi la straordinaria speranza secondo la quale, sottoponendo un piccolo al trapianto nella primissima fase postnatale, si determini una tolleranza immunologica nei confronti dell'organo trapiantato, mentre in un periodo successivo il soggetto potrebbe rifiutare il trapianto da un punto di vista immunologico. Baby Jace, ripreso qui a 4 mesi, è stato sottoposto a trapianto cardiaco a 14 giorni. Ogni 2 settimane ritorna a Loma Linda per i normali controlli. Prima che fosse dimesso dall'ospedale, i suoi genitori seguirono un corso teorico per imparare come funziona il cuore, come si somministra quotidianamente la terapia immunosoppressiva e soprattutto come si riconoscono in tempo gli eventuali segni di rigetto, dato che non è possibile sottoporre i neonati alla biopsia del cuore trapiantato. Ma come si individua il rigetto in bambini così piccoli? Cerchiamo di individuare il rigetto mediante tecniche non invasive. L'ecocardiogramma, che ci fornisce informazioni sulla funzione cardiaca. L'elettrocardiografia, che ci fornisce informazioni sulla differenza di potenziale. Inoltre eseguiamo diverse indagini di laboratorio, e in particolare numerosi esami del sangue alla ricerca di eventuali problemi. Cerchiamo per quanto possibile di non ricorrere mai a tecniche invasive. I neonati, in particolare, sono molto piccoli, ma vi sono difficoltà anche con i bambini intorno ad 1 anno di età, in quanto per eseguire una biopsia è necessario ricorrere all'anestesia generale, che di per sé stessa può causare diversi problemi, e certo non è consigliabile ripeterla una volta alla settimana. E anche senza la biopsia siete in grado di individuare il rigetto? Sì, riusciamo ad individuare delle tendenze, dei segnali, e quindi a diagnosticare in tempo il rigetto. Entra in gioco anche l'intuizione, basata anch'essa sulle nostre esperienze di laboratorio, e difficile da trasferire ad altri individui. Ci sono dati che ricerchiamo con regolarità e quando riscontriamo qualche anomalia, decidiamo se si può temere un rigetto e se è il caso di intervenire con adeguate terapie. Il fatto che il test ritorni su valori normali in seguito ad una quantità minima di trattamento lascia intendere che la nostra diagnosi era corretta. Nei bambini piccoli le condizioni cliniche evidenziano il rigetto ancor prima che appaia dalle indagini di laboratorio. I piccoli entrano in stato di torpore, rifiutano il mangiare, appaiono notevolmente stanchi o irrequieti. Si comportano manifestando chiari segni di malessere. Tutto questo è visibile anche in un neonato? Sì, un'infermiera pratica nell'assistenza ai neonati individua questi segni prima che il rigetto sia evidenziato in laboratorio.
È iperprotettiva col bambino? Lo ero. Quando era più piccolo ero estremamente protettiva. Non volevo che molte persone gli stessero intorno. Non volevo che altri bambini gli stessero vicino. E stavo attenta a pulire tutto quello che toccava. Ma visto che non si è ammalato molto spesso, ora non sono più così protettiva. Moses sta con gli altri bambini? Gioca con loro? Sì, lo lascio giocare con i bambini che hanno circa un anno, non con i più piccoli che non sono stati ancora vaccinati. Gioca con quelli già vaccinati. Il centro cardiochirurgico di Loma Linda è attrezzato per far fronte a tutte le necessità dei piccolissimi pazienti in lista di attesa. Poiché le cardiopatie congenite possono essere diagnosticate in gravidanza, è persino possibile iniziare la ricerca di un cuore da trapiantare ancor prima della nascita e, una volta trovatolo, intervenire con un parto cesareo ed effettuare il trapianto sul neonato nella stessa giornata. E quanto è avvenuto il 16 ottobre 1987 su un bambino di appena 2 ore e mezzo. I possibili donatori sono, in genere, i bambini che nascono senza cervello. Ma come vengono individuati dei cuori da trapiantare di dimensioni tanto piccole? È un vero problema. I limiti delle disponibilità sono enormi. In questo campo non era mai stato fatto nulla fin quando non fummo noi, con Baby Fe, ad aprire nuove strade. I bambini che vengono accettati per il trapianto vengono seguiti con la massima cura e con tutte le eventuali terapie di sostegno. E appena arrivano, comincia la ricerca di un donatore su base nazionale. Esistono 2 grandi reti di computer che coprono la stragrande maggioranza del territorio statunitense. Malgrado questo, pur avendo a disposizione l'intera nazione, riusciamo a trapiantare solo 1/3 dei bambini in lista di attesa. L'estrema difficoltà di reperire organi da trapiantare nei neonati indusse intorno agli anni Ottanta i ricercatori dell'Università di Loma Linda a iniziare lo studio e la sperimentazione di nuove strade per tentare di salvare la vita di questi piccolissimi pazienti. Per 3 o 4 anni prima dell'intervento su Baby Fay furono effettuate in laboratorio intense ricerche in materia di trapianti tra specie diverse in fase immediatamente post-natale. Il trattamento con la ciclosporina come immunosoppressore si rivelò fondamentale per il buon esito di tali esperimenti. Abbiamo poi cominciato a chiederci quale poteva essere un idoneo primate donatore. E non ci volle molto per giungere alla conclusione che i primati più adatti sono i babbuini. Abbiamo esaminato i babbuini per verificare quanto stretta fosse la loro somiglianza con l'uomo, in termini di struttura dei tessuti e via dicendo. Abbiamo riscontrato straordinarie analogie. Abbiamo scoperto, ad esempio, che era possibile mettere insieme i linfociti umani e quelli dei babbuini. La qualcosa ci consentiva di essere selettivi, di non scegliere un babbuino a caso come donatore, bensì di scegliere il donatore migliore fra una dozzina o più di babbuini per uno specifico ricevente. Tutta questa tecnologia è stata utilizzata per l'intervento su Baby Fay. Il problema che abbiamo incontrato in quel caso, ed è un problema che incontreremo sempre, consiste nel fatto che molti bambini hanno il gruppo sanguigno 0, un gruppo sanguigno estremamente raro nei babbuini. Nel nostro primo tentativo decidemmo che potevamo correre il rischio di violare la compatibilità AB0, a condizione di selezionare accuratamente il donatore sotto tutti gli altri punti di vista. La piccola, in assenza di trapianto, sarebbe morta comunque, e quindi non ci restava che tentare il trapianto anche se non disponevamo di un babbuino col gruppo sanguigno 0. Non sapevamo con certezza quale sarebbe stata la risposta da parte del neonato nei confronti della discordanza AB0,
E quell'esperienza ci ha insegnato moltissime cose. Abbiamo appreso che il sistema AB0 non può essere violato e che dobbiamo valutarlo con la stessa attenzione che dedichiamo a tutti gli altri sistemi. Baby Faye sopravvisse 20 giorni. Da allora, come abbiamo già documentato, l'equipe del professor Bailey ha effettuato molti altri trapianti con cuori umani ed è inoltre costantemente impegnata in difficili interventi di cardiochirurgia correttiva precoce sui neonati con gravi malformazioni congenite, ma per i quali non è necessario fare ricorso al trapianto. Il centro di Loma Linda non ha tuttavia rinunciato a proseguire gli studi sulla possibilità di effettuare nuovamente trapianti con cuore di altra specie su neonati umani. A questo scopo vengono allevati babuini con tutti i gruppi sanguigni, compreso il gruppo 0, così raro in questa specie, e proseguono gli esperimenti in laboratorio per impiegare in un prossimo futuro lo xenotrapianto, vale a dire il trapianto tra specie diverse, su bambini piccolissimi in condizioni critiche come terapia ponte in attesa di reperire un organo umano compatibile. Il cuore artificiale di cui vediamo qui l'ultimo modello, date le sue dimensioni e la complessa ed ingombrante apparecchiatura che gli fornisce energia, non sembra infatti rappresentare per il momento una soluzione praticabile, sia pure in via provvisoria, nel caso di bambini in attesa di un cuore nuovo. Si preferisce quindi continuare, anche se con estrema cautela, gli studi immunologici relativi allo xenotrapianto, confortati dai dati che indicano una variabile omologia fra babuini e esseri umani e dalla relativa immaturità della risposta immunitaria del neonato. Si prospetta anche la remota possibilità di intervenire addirittura sul bambino ancora in utero per prepararlo a ricevere l'organo da trapiantare. Ciò apre moltissime interessanti prospettive, nessuna delle quali è stata finora esplorata in profondità. È tuttavia concepibile che si possa prelevare del materiale cellulare da un potenziale donatore e metterlo a contatto col feto prima che, per così dire, si chiudano le porte immunologiche. In questo modo, il feto riconoscerebbe come proprio il materiale impiantato e accetterebbe successivamente qualunque organo del donatore. Questa teoria è stata dimostrata, quantomeno in una certa misura, da Sir Peter Medawar, il quale, a quanto mi risulta, ha vinto il premio Nobel per le sue ricerche sui trapianti tra specie diverse, dopo aver inserito nel feto del ricevente materiale cellulare prelevato dal donatore. Una volta che il ricevente è venuto al mondo, è stato possibile trapiantare su di esso gli organi di quel particolare donatore senza alcun problema di rigetto e senza far ricorso agli immunosoppressori. È probabile quindi che ci sia un momento nell'utero in cui non vi sono limitazioni sotto il profilo immunologico. Ma c'è anche ovviamente il momento in cui il materiale immunologico si è riconosciuto e le cellule chiudono le porte nei confronti di qualunque altro materiale estraneo. Non sappiamo con esattezza quando ciò avviene. Non lo sappiamo, non solamente per quanto riguarda l'uomo, ma anche per quanto riguarda la maggior parte degli animali. Quale sarà dunque il futuro dei trapianti cardiaci, anche in relazione alla sperimentazione con organi di altra specie? Innanzitutto, il bilancio dei trapianti cardiaci è molto buono. Negli ultimi 4 o 5 anni, da quando si impiega la ciclosporina come sostanza antirigetto, la sopravvivenza ha toccato il 70% dei casi, il che vuol dire che dopo 5 anni, 7 malati su 10 hanno superato brillantemente il trapianto. Il futuro. Ebbene, in futuro, dato che i donatori sono rari e dato che si ha bisogno di un numero maggiore di cuori, forse si utilizzerà il cuore di animali, già sperimentato su bambini molto piccoli. Questi cuori di altra specie saranno comunque molto utili per quanto riguarda i neonati, dato che è quasi impossibile trovare cuori umani per bambini così piccoli.
Credo che sia importantissimo un impegno da parte dei gruppi d'avanguardia di affrontare il problema dello xenotrapianto, perché non dobbiamo dimenticare che se c'è una scarsità di cuori per i piccoli pazienti, ci sarà anche una scarsità di fegato e di reni, quindi è importante avere a disposizione soprattutto per quei pazienti che vanno incontro a un deterioramento della loro condizione clinica molto rapido, a volte acuto, a volte addirittura acutissimo, avere a disposizione degli organi magari prelevabili da un animale vicino dal punto di vista genetico all'uomo, come è il babuino, per poter affrontare il problema senza dover assistere impotenti al decesso del paziente. Francamente non mi sembra una buona idea. I problemi immunologici relativi al trapianto tra specie diverse sono di tale enorme portata che in teoria è un metodo che non dovrebbe funzionare. E quando funziona, funziona solamente per un brevissimo periodo di tempo. Le possibilità da un punto di vista immunologico sono talmente scarse che non mi sento di appoggiare il trapianto animale-uomo. Personalmente non mi crea grosse difficoltà accettare l'eventualità di utilizzare il cuore di un animale, come è già stato fatto con il cuore di un babuino, suscitando tanto scalpore. È un problema di etica. Non credo nemmeno di etica medica, ma di etica personale, legata a quanto una certa persona, alla luce della sua visione del mondo, può accettare e tollerare. Io penso che nei prossimi 10 anni la barriera di specie sarà largamente superata, già con i primi risultati entro 5 anni. E quindi è una programmazione importante quella che si svolge dal punto di vista della ricerca scientifica in questo settore. Che prospettive vi sono in Italia di effettuare sull'uomo lo xenotrapianto, vale a dire il trapianto con un organo di altra specie, magari in un futuro lontano? Io direi buono, proprio perché c'è un'esperienza di più di 20 anni di lavoro e di ricerca in questo settore. Esistono anche le competenze, esistono degli esperti in primati, esperti appunto in questi animali molto competenti. Esistono dei gruppi di ricerca che anche sono collegati al nostro istituto e che lavorano seriamente in questo settore, e quindi io penso che il contributo italiano potrà essere un contributo importante. Chirurghi e immunologi di tutto il mondo, a parte alcune eccezioni, appaiono quindi convinti dell'opportunità di continuare a sperimentare lo xenotrapianto per poterlo utilizzare soprattutto nei bambini molto piccoli affetti da malformazioni incompatibili con la vita, per i quali appare quasi impossibile trovare in tempo utile un organo umano disponibile. Per quanto tale ipotesi possa apparire inquietante, è necessario, prima di rifiutarla a priori, soffermarsi a riflettere sul pericolo concreto che la ricerca disperata di un organo umano per salvare ad ogni costo la vita di un bambino induca di fatto ad alimentare un mercato ignobile di cui da alcuni paesi sottosviluppati ci giungono notizie allarmanti, anche se non confermate. Di fronte ad un'eventualità tanto raccapricciante, ci può sembrare forse meno illecito concepire il sacrificio di un grazioso animale per tentare di salvare un bambino che il destino ha condannato a morire.